Questo è uno scultore che viene da Poggio Marino, è un caro amico e lo fa per hobby, scolpisce pietre di tufo, pietre vesuviane e fa un po' di tutto come amatore, non è che sia... Qua ci sta la maccheronara, quasi va bene, stasera si mangia, sono maccheroni freschi fatti al momento. Che tipo di maccheroni stiamo preparando, maestra? Maestra pastaia. Le tagliatelle. Tagliatelle, bene. E non mancheremo di venirvi a trovare. Queste si mangiano con un po' di formaggio di pecora e vengono ottime, con un po' di carne macinata. Poi dopo faremo un assaggio, va bene? Va bene. La nocellaia. Nocelline. Noci, castagne, noccioline, un po' di tutto. Pigne, c'è un po' di tutto. Pure mio marito, il marito che lui è locale. Prego, anche il marito, chi prende, chi detto, e chi prende i soldi? Lui ha detto alla, alla cottura, ecco. Lui ha detto alla cassa. Vai al mercatino, posso venire, se lo fanno, posso venire? Chi vuoi scusare la seconda punta? Questa è cruda, senza che ci andiamo troppo vicini, perché non è cotta, ancora non è pronta per mangiare. Sta al momento per essere impiattata. Qua vengono gente da tutte le parti per mangiare in questa località e siamo onorati di ospitare tutti. La locanda di Mastantonio, il logo a Poggio Marino. E quando ci riconoscono, allora, vengono e non vogliono pagare. Ah, e questo è un peccato mortale. Ci siamo travestiti. Va bene, grazie. E chiediamo a questa bella locandiera, qual è il menù di questa che offrite? Pasta e fagioli. Benissimo, allora non mancheremo di visitare questa locanda, che si chiama la locanda di Mastantonio, Poggio Marino. Diciamo che è un po' di frutto misto. Dietro di là. Ci sono tutti gli odori, le spezie. C'è la macchinetta. Mi serve per tostare le spezie. Brava, brava. Le erbe. Sono tutte erbe aromatiche. Bene. Anche questa macchinetta è una tostatrice, pure questa qua. Sì, sì. È uguale. Prego signora. Si faccia, e lei definite la speziale o la tostatrice? Si faccia un quadrato. La speziale. Si faccia un quadrato. Due speziali. Sono due, sì. Abbiamo fatto due per. E come le ricavate queste spezie? Dalle varie peperoncino, da. Sono due spezie Poggio Marinese. Prodotto qua Poggio Marino. L'origano, il basilico, il rosmarino. Saluzzi, qua ci sono le vasare. Fanno i vasi, e aggiustano i vasi, decorano i vasi, fanno un po' di tutto. Sono persone amatoriali e fa piacere che stanno in mezzo a noi. Fanno un bel lavoro, complimenti. Ragazzi, c'è l'arpaca con le caprette nane. E come gioco bella la capetta, dai. Dai. Qua abbiamo le materassare. È ricamatrice, perché questa la signora è cardalana. È gardalana. Gardalana. Fate vedere come si fa. Mettete un po' di lana dentro. Ora vi facciamo vedere, facciamo un'intervista come si fa. Ah, bene. Ecco. Signora, questa è la prima operazione che si fa dopo la dosatura, no? Sì. È la prima. Poi più volte. O ci sono altri macchinari per la pulitura? No, sempre questo qua. Questo è un macchinario antico che funziona sempre. Si fa più volte questa operazione? Sì, sì, più volte viene fatto come si deve.
Questa è pura lana di pecora. Complimenti, perché fate un lavoro. Scusa, un lavoro di qua abbiamo una pregevole artista di un'attività che ormai il nostro tempo si è un po' messo in disuso, però sempre apprezzata e pregevole. Complimenti. Che bisogna avere una pazienza, una buona manualità e un animo artistico per realizzare questo. Certo. Qua abbiamo i Ferrari, che sono questi nostri giovani atletici e amici che realizzano queste opere. Come fanno a realizzare? Fateci vedere un po' qualche operazione. L'inverno si fa caldo, poi ci vende l'induti del martello e lo modelli, come vuoi. Va bene, allora sono degli artisti. Gli artisti senza meno. Va bene. Sono proprio volontari artisti. No. Per quello che sono il valore artistico ed economico. Sono Gioio in linea. Qua vengono i Gioelli. Questi qua sono due Gioelli. Belli, freschi e pimpanti. Realizzate voi queste opere, gioiellieri? Certo, complimenti. Questo il signor Saponaro Francesco. Di Francesco, signor Saponaro. Va bene, voi siete un personaggio. 1945. Mio nonno mi faceva le sciopta, no, il paio portava via, no. Niente di verità. Come lo ricava tutto questo sapone? Da che materiale lo ricava? Che materiale? Stava proprio grasso di animale. Grasso di animale. L'olio di sema si fa il sapone. L'olio questo grasso di animale ci va una percentuale. Poi si fa tutto grasso, tanto che lo sapone tuo sta a pezzato. Ma no. Il sapone vuole le piace, l'olio di sema. Però l'olio non si viene a sapone, un lardo con sale e l'olio di mai. Non viene a sapone. No, niente. Tutto sembra una sapone a fuori che. Ma Santano, ci troviamo di fronte a un personaggio che è un vero saponaro. È normale, questo è il complimenti, signor saponaro. Sì, a quote e alle sci. Quanto ne viene sordo? Tratta per un succhio e quote, là ve ne voglio. A quote perché si è mescate? Le... No, per esempio il doppio concentrato, a qua, a c'è qua. Qua l'acqua e qua che lo lava là. Ah, ah. Alle sci sarebbe... Doppio concentrato. A candeggina? No, candeggina, questo è cenere e cavace. Ah, ah. A cenere e cavace viene... Smacchia la grassa per terra e alla fine del mondo, nessuno sta d'accordo con 50 luci. Poi? È forte, è troppo che è forte. Ah, ah, è con la soda costi, con ah, tu sei cenere e cavace. Lo scoprì. Ah, ah. L'olio e sema, il sapone piace. Lo posso dire qual è? No, perché... Vedete, fa con cino, vedete, con questo. Questa è una cosa antica, perché si parla la coppa di 50 anni, 100 anni. Un nonno mio faceva rinde e buco. Niente di meno. E sapono, lo portavano a Napoli, perché a cenere a Napoli lo facevano, non trovavano anche. Qua abbiamo la lavannara, persone che lavano i panni. Addetti al bucato. Al bucato. Prova finestre, facciamo qua, o balcone. Affacciatevi alla finestra. No, facciamo la prova finestra o la prova balcone. Ehi, ma qua abbiamo una lavandaia bellissima, straordinaria, bella, complimenti. Però non lavora, una lavandaia che... Sta prendendo ancora il mestiere. Ah, fai vedere come lavori. Sta prendendo. Bravo, fai vedere. E fai vedere come lavora. Fai vedersi, dai, dai. Mi vergogno, no, mi metto già scurno. Stanca, già stanca. Allora, quando è poco, qua abbiamo provate care. Ma secondo me deve stare altro qualche giorno. Qualcuno... Che tipi di attività vengo, insomma? Ci fa la farina, questo... Ma stando, ci misuresti un ore là, se no... Mais, questo il mais. È un mais. Si immagina. Si immagina. E diventa farina. Ecco, adesso di qua. Subito. Sì. Fate la girata. A Pagnotti.
prego, prendere posto. Va bene così. Scusa. Allora, signor Galluzzi, questa è la gianghera, macellaia, buonasera, questa è la macellaia, detto gianghera. È una macellaia bella e aggraziata, e sicuramente questo trasmette ai sapori e alla bontà che lei propone. Certo, c'è un po' di tutto. Facciamo la sugna, facciamo il soffritto, e poi la minestra facciamo. La carne sarà la minestra. E poi c'è il lardo. Il lardo che facciamo la sugna. Dalla sugna facciamo I cicoli, l'olio e i cicoli. Sì. E i prodotti avete ricavato dal... Allora, il lardo, che è il grasso del maiale, adesso... Lo metto a fuoco e a spegnere con la calabra, rindo un po' di sale, quindi poi dopo piano piano lo colliamo, facciamo i cicoli, che con le cicoli si possono fare tante cose. Anche il pane con le cicoli. Anche il pane con i cicoli, sì. Veramente, a casa mia mamma, quando cucinava, prima faceva il lardo, un po' di cicoli, e i cicoli me li dava a me e a mio fratello nel pane, buonissimi, con cuzzatiello di pane. Che chi fa la lana, chi cuce, mettono bottoni, fanno un po' di tutto. E veramente sono tutte e due, uno meglio dell'altro. Sono due brave lavoratrici. Come puoi notare, ci sono molte cose arricchite. Siamo vestiti. Tanti lavori. Bravo. C'è pure Sant'Alfonso sullo sfondo. C'è un po' di tutto. E poi ci fate una pera, scottone, e ci pigliate uno scottone. Cipolle, finocchi, mezze, mela, zucca, cavolfiore, mandarini, carciofi, c'è un po' di tutto. Questo è attrezzato come frutti vendono. Ci sono le patate, peperoncini, c'è tutto. E carote. Cantiniere, il vinaiolo. Che stiamo macinando, maestro? Il vino del Vesuvio. Ah, mamma mia. Questo è un famoso glabettone. Benissimo. Vede che lo fa con perizia, arte e soprattutto passione. Giovanina è il primo che c'è. Ma era proprio la faccia pura. È bella proprio. Si ne sa proprio il pecchio. Prezzando gli assavi che la piscina. Ciao, felice. Vedrate un po' le pecore e andiamo. Qua abbiamo i ciabattini, due cari amici, i ciabattini. Chi mette il sole e chi mette gli uova. Vi chiamate? Francesco. Sì? Luigi. E Luigi, sono due calzolai per eterno. Questi fanno le scarpe tutto Maggio Marino. Non li mangiare. Allora, sono sarte e sono due care donne che lavorano onestamente. Stoff orientale o stoff di Sallevici? No, stoff di locale.
vedi che le venditrici di stoppo sono anche ben abbigliate, con un abbigliamento particolare, oltre alla grazia naturale. C'è Adele che è una squisita donna di stoppo. Appassionata di tutte le storie, una stanza adibita per giochi per i bambini e ci sono un po' di giochi di tutte specie. Ci sono dei regali che poi verranno distribuiti. L'ultimo abbiamo gli arrotini, come vedete stanno affilando una coppia di arrotini, cioè, chi affila chi gira. Allora, qua abbiamo le cestinaie, come vedete ci si fanno le cestinaie, costruiscono ceste, cestini, un po' di tutto. È un mestiere antichissimo ed è difficile farlo per chi non lo so fare. Allora, carissimo Anna Foggia, qua ci sono due cari amici che fanno i falegnami, aggiustano un po' di tutto. Tutto quello che è legno lo aggiustano tutto. Come vedete, lavorano in legno manualmente. No, ma manualmente sappiamo proprio cose buone. E con molto entusiasmo, devo dire. Con un po' di salame, ci offre un po' di tutto. Quello che vogliamo a disposizione, se non sono mazzato. O sulle larda pisare da cui ma stando. Prego, prego, non fateci rimorsi. Ma brindiamo senza le belle presenze, e questa è una cosa grave. Facendo una botte di Ceci, per 100 anni, anche di più, anche di più. Qua siamo pronte, già bolle, pronte per buttare la pasta. Va bene. Ci abbiamo le gnoccolaie. Le? Gnoccolaie, fanno i gnocchi. Allora, ciò si è probabile che si dice, corri, corri, che mamma ha fatto gli gnocchi. I gnocchi, esatto. Bella, una bella rappresentazione. Complimenti. Questo poi verremo più tardi a mangiare i gnocchi. Ma che bene. Così, o fornato, fa in forno pa, biscotti di tutte le categorie. Guardate che bellissimo pane. Pane come i nostri nonni, come i nostri bisnonni. Guardate, bello piccolo e saporito. Cacciate su, non che sia brucia. Siamo andati proprio in un west. Questo è un mestiere che va sempre di moda. Maestro, voi lo sapete veramente Ferrari cavalli. Proprio per cavallo, complimenti a loro, perché è un mestiere antico ma ancora ricercatissimo. E poco in malamente. Ma c'è un'altra cosa. C'è la forgia funzionante. Ah. Che è un altro strumento in disuso. E questo qua, se ci metti il ferro all'interno, si riscalda, quando è diventato rosso, si va sul vino, si lavora. Quindi l'ho modellata a seconda della unghia del cavallo. Poi abbiamo le unghie e poi sono un po' di tutto. Sono dolci, panettoni, vengono pure coperte come regalo sui panettoni. Compri un panettone e ti regalano una coperta. Se c'è freddo ci possiamo. Ma dovete mangiare tutto il panettone per. Questo è bravo. È un ottimo stand, una bella rappresentanza e soprattutto articoli di altissimo valore. C'è anche 7 valigie? Pure, sciami. E chi San Giuseppe, vediamo, lì c'è San Giuseppe, vediamo,
la signora cosa rappresenta qua? Il segno della salute, qui innanzitutto, la bellezza e della grazia, e poi altre cose. E poi fa dei formaggi, come si vedono. Il caciocavallo. Il caciocavallo, è impiccato tutto. È meglio impiccato che là sopra, però. Vabbè, poi dopo sarà pure impiccato. È più tardi. È macellato. Come vedete, due belle ragazze che fanno le massicce. Vogliono il latte, ci sono le capre, fanno tutto in giornata. E le caprette. Noi dobbiamo censire tutti quelli che vanno a trovare Bentaletto, quindi dobbiamo praticamente identificare tutti quanti. Va bene, fate il lavoro con scrupoloso, non mettete niente giù e niente mai. I giapponesi, i maialini giapponesi cinesi là. Però sono diversi lì. Sono popolari, questi sono popolari. È nata adesso, subito, adesso. Quando è nato? 10 giorni fa. Le pecore stanno in montagna. Ah, non scendo, sapete perché? Io sto in montagna con le pecore, poi scendo e vengo in osteria, vado a comprare gli gnocchi. Andate a trovare i signori, ci dà la verità. I porcellini invece stanno a dormire, stanno lì, però mo stanno a dormire. Ah, pure i porcellini sono fantastici. Domenica invece li facciamo venire prima. Ma sento, lo tengo in persona, questo è un pecorario tecnologico. Molto tecnologico. Molto tecnologico. Ci fa fare l'illusione. Vedi, quello è cura. Di volo. Io ho portato un caro amico qui, mi illustra come fare. È nato il bambino. Sì, è un bambino bravo, capriccioso. Bravo.